Eccoci qua, oggi in video. Oggi ho deciso che invece di postare un articolo sul blog luigilardi.it, soprattutto in merito a quello che è accaduto mezz'ora fa, ho detto ok, vado a comprare sigarette e mi porto la mia videocamera. Quindi non sarà un video di quelli super sofisticati. A chi vorrà intendere e capire qualcosa e apprendere soprattutto qualcosa da questo video, lo potrà fare. Allora, questa mattina attendevo la conferma di un appuntamento con una coppia di amici barra clienti, per andare a vedere una casa che a loro interessa acquistare. Mi arriva l'email e leggo che l'appuntamento è confermato per le ore 18, a che rispondo a questa mail dicendo: io non vengo all'appuntamento, inutile che buttiate soldi. Non soldi per l'acquisto, ma soldi per me, cioè portando me all'appuntamento. Perché questo? Perché alle 18, soprattutto adesso, e per molto tempo ancora, per qualche mese ancora, è impossibile, è impensabile fare il primo appuntamento di visita per una casa. Semplice motivo: è buio, e con il buio non vedi nulla. Se poi intendi che la visita a una casa sia entrare in casa, renderti conto degli spazi della casa, neanche del panorama e dell'affaccio, perché è buio, non è quello. Cioè, chi applica il metodo compro casa e ha capito che è giusto, è doveroso andare a raccogliere il maggior numero di informazioni possibili per poi poter decidere con estrema sicurezza e concretezza, non fa questo, cioè non intende questa la visita. Chi mi conosce a volte si lamenta, sa benissimo che quando prende appuntamento con me o anche senza di me, sanno che si va all'appuntamento di visita, la prima in particolar modo, si va un'ora prima dell'appuntamento fissato, non perché ci piace passeggiare o prendere il caffè al bar. A noi interessa raccogliere informazioni, e le informazioni non si prendono solo dentro, le informazioni si prendono sia dentro che fuori. Passeggiare all'interno dell'isolato, del quartiere, con il block notice in mano, la fotocamera o il registratore vocale, fa sì che tu possa andare a raccogliere tantissime informazioni. Per fartene cosa? Raccogliere informazioni ti permette poi di tornare a casa consapevole che tu hai talmente una mole di materiale a disposizione da poter aggiornare la tua classifica di case, poterti mettere seduto e iniziare a scrivere dei giudizi che tramuterai in voti, e questi voti fanno sì che questa classifica si muova. Quindi ci sarà la casa più interessante al primo posto e così a scendere. Ora qualcuno magari non mi sta capendo, però cerchiamo di capirci. Su luigilardi.it, diciamo, più o meno è spiegato come l'ho scritto sul libro. Aspettiamo di attraversare, altrimenti non andiamo neanche a prendere le sigarette oltre che l'appuntamento. Quindi andare di notte significherebbe non poter vedere la facciata o le quattro facciate, se è possibile girare intorno al palazzo. Quindi non ti potrai rendere conto se dovrai metterti, impegnarti a chiedere informazioni in merito ai lavori di ristrutturazione, se sono previsti, deliberati, se se ne parla più o meno. Quindi tu non potrai vedere se la facciata è rovinata. Sì, è vero, tu mi dici ma che fai? Poi ci torniamo. Poi ci torniamo, è una perdita di tempo. Quindi se sei uno che ha deciso che vuole applicare il metodo compro casa per evitare, sì, una perdita di soldi, evitando di commettere errori, ma vuoi anche evitare di perdere tempo. E se mi rispondi che ci torniamo, significa che stai perdendo tempo. Fai la visita, impegnati, fatti il culo, ma fanne una. Poi, per carità, potrai tornare dentro casa a perfezionare quelle che sono le informazioni che ti servono, ma la gran parte delle informazioni le devi raccogliere nella prima visita, e devi andare di giorno, devi poter vedere tutto, devi poter vedere se c'è parcheggio in zona, perché magari ci sono tanti uffici,
alle 18:30 qualcuno potrebbe essere uscito dall'ufficio, anzi quasi tutti sono usciti dall'ufficio, vale a dire che tu arrivi e parcheggi e magari dici: cazzo, qui si parcheggia, c'è parcheggio. No, se ne sono andati tutti. Vacci al mattino, vacci verso le 3, le 4 all'apertura delle agenzie immobiliari e ti rendi conto di come si muove l'ambiente. Se è un palazzo frequentato, cioè nel palazzo all'interno del quale ci sono uffici, è un palazzo frequentato dai fruitori di questi uffici, e magari alle 18 no. Bella luce, sono proprio bravo a fare i video. E comunque, per questo dico che è impensabile andare per forza a vedere una casa, perché ormai ci hanno dato l'appuntamento. La regola numero uno è condurre il gioco, condurre ogni situazione, dettare le regole. Le regole sono: ok, quando vedo le case, ne voglio vedere 3 al giorno perché sai benissimo che è possibile, bene, mi prendo una mezza giornata, ma le vedo prima che faccia buio. Se sai che per vedere una casa ci vuole un'ora prima per la ricognizione esterna, non sto qui a dirti quali sono tutte le attività da fare durante la ricognizione esterna, ma ti posso garantire che un'ora è anche poco. Poi la ricognizione interna, scambi una chiacchiera con l'agente immobiliare, ecco lì che se ne va almeno un'ora e 40, un'ora e mezza. Per vedere 2 o 3 case ti serve o tutta la mattina o tutto il pomeriggio. Percorrendo una strada poco illuminata, ma tanto mi dovete ascoltare, non mi dovete vedere. Questo sì, è uno dei pilastri base di quando decidi di andare a vedere case. Cioè, vai a vedere case sì per renderti conto della bellezza, di fantasticare come sarebbe la vita all'interno di quella casa, ma è soprattutto andare a prendere informazioni da poter confrontare con quelli che sono i tuoi parametri, quelli che sono i tuoi obiettivi di acquisto, e li puoi confrontare con le altre case che andrai a vedere percorrendo, cioè attivandoti, facendo sempre le stesse cose, applicando sempre quelle che sono le regole del metodo Compro Casa. Questo per dirti che se hai deciso di acquistare una casa e sei convinto che tu non ti puoi permettere di rovinare questo momento, di rovinarti, quindi, la gioia di fare questo passo, di compiere l'acquisto che probabilmente è il più importante della tua vita, non puoi permetterti errori di superficialità. Gli errori di superficialità li commettono tutti gli altri, quelli che decidono di andare ad acquistare una casa e attivarsi come fanno tutti, anche prendendo appuntamenti prima della chiusura dell'agenzia immobiliare, cioè alle 7:30. Questo non è possibile, secondo me. La maggior parte delle persone fa come vuole, la maggior parte delle persone fa come si è sempre fatto. Chi applica il metodo Compro Casa, no. Quindi ti auguro di riprogrammare e rivedere i passi che devi compiere prima di andare a vedere una casa, di programmare il lavoro che devi fare nel giorno in cui devi andare a vedere la casa, quindi cerca di dedicarti il tempo giusto per la visita che devi fare. Poi, se vuoi saperne di più, c'è il mio blog luigilardi.it. Non ti dico di leggere il libro perché magari non ti va, ma sul blog ci sono articoli di vari argomenti, e fammi sapere come va. Io all'appuntamento di oggi non vado, però vado a comprare sigarette. Ci vediamo, e prometto che magari alimenterò un po' di più con questa videocamera nuova il canale YouTube, in modo tale che potremo approfondire insieme discorsi che mi vengono sottoposti, e magari non ho tempo di scrivere l'articolo e con la fotocamera in mano riesco a farne subito un video. Tutto questo per aiutarti a renderti conto che comprare una casa può significare commettere degli errori, e commettere degli errori automaticamente significa perderci soldi. Un saluto e sono arrivato.